Direttore generale Michele Caporossi, l'azienda Ospedali Riuniti fa il punto della situazione. Oggi facciamo un grande sforzo di visione del futuro. Diciamo chi siamo noi oggi, dove andiamo. Quindi invitiamo tutti a riflettere attorno a quello che è il ruolo di un ospedale grande come il nostro, un ospedale regionale ma anche oltre. Chiaramente un ospedale così grande deve ogni tanto fare il tagliando delle proprie ragioni di fondo. Questo è il senso del piano strategico. Le parole d'ordine sono aprirsi alla comunità regionale, alla rete, ai cittadini. Sono condividere, quindi comunicare meglio e di più, perché i cittadini spesso non sanno quello che facciamo noi oppure hanno problemi ad entrare nelle nostre file per avere una risposta da noi. Progettare, che significa sostanzialmente rivedere tutto ogni volta, che ciò che si ferma è destinato a non dare le migliori risposte per la salute. Parliamo di organizzazione, sono state fatte assunzioni, passi avanti anche a livello amministrativo, ci sono stati scontri con i sindacati, ma sicuramente questo fa parte di un progetto futuro. C'è un grande sforzo di investimenti, come sappiamo, oltre 200 assunzioni nuove, oltre ai rimpiazzi, quindi oltre 400 su base triennale. Siamo quelli che assumono di più fra pubblico e privato a livello regionale in assoluto in questo momento di crisi. È chiaro che qualche scontento c'è nel momento in cui il problema è non solo lavorare con più persone, ma lavorare meglio e lavorare di più, perché noi produciamo prestazioni sanitarie, quindi se vogliamo combattere le liste d'attesa o altro bisogna che la giusta produttività ci sia. A questo proposito l'azienda Ospedali Riuniti sta diventando un polo di attrazione per altre regioni limitrofe e non solo. Sì, noi eravamo in passato, gli ospedali di Ancona specializzati erano in passato molto più di oggi un punto di riferimento, pensiamo all'oncologico, al cardiologico, al salesi, al geriatrico. E oggi il piano strategico punta proprio a recuperare questo ruolo, quindi ben oltre il 10% di persone che vengono da fuori regione, come accade oggi, ma oltre a questo per dare una risposta migliore prima di tutto ai marchigiani. Rettore Sauro Longhi della Politecnica delle Marche, un'eccellenza medicina ma soprattutto un ottimo rapporto con l'azienda Ospedali Riuniti. Sì, il rapporto con l'azienda Ospedali Riuniti è fondamentale per tutte le attività di formazione e di ricerca che svolgiamo con la Facoltà di Medicina, e sicuramente l'apporto alla Facoltà di Medicina è utilissimo all'azienda ospedaliera. Perché? Perché c'è il travaso, c'è in qualche modo i risultati della ricerca che entrano subito nella sperimentazione clinica. Questo è fondamentale. E in ultimo anche tutto il discorso dei percorsi di formazione, tutti i percorsi che in qualche modo formano i nuovi medici passano attraverso una assistenza clinica presso l'azienda ospedaliera. E questo secondo me è un'opportunità per l'azienda ospedaliera, avere a fianco una facoltà di medicina che, ci tengo a ripetere, è terza in Italia. Secondo la valutazione dell'apporto scientifico di tutti i colleghi che fanno parte della facoltà di medicina, a livello nazionale la facoltà di medicina di Ancona è terza. Presidente Ceriscioli, lei ha sottolineato che la sanità fa molto nelle Marche ma comunica poco, addirittura è poco percepita. Cosa si può fare? Come sta facendo molto bene, devo dire, nell'Ospedale Riuniti Michele Caporossi, è un lavoro anche di comunicazione, cioè spiegare quello che si fa, la qualità del nostro lavoro, le eccellenze che vengono riscoperte, le opportunità che hanno i cittadini, e lo faremo anche noi come regione attraverso campagne di comunicazione, per esempio lo screening, la prevenzione. Molti marchigiani non usufruiscono di un servizio gratuito, disponibile, che parla della loro salute, che permette oltretutto di avere una risposta prima che la malattia possa esprimersi e aggravarsi, quindi con un risultato assolutamente migliore in termini di esito. Lo faremo comunicando, quindi utilizzando al meglio tutti gli strumenti di comunicazione per rendere consapevole il cittadino di quello che ha a disposizione, dei servizi di cui può godere, delle scelte che può fare a favore della propria salute, perché c'è un sistema sanitario fatto da tanti uomini e tante donne che con grande qualità e grande impegno stanno offrendo servizi alla comunità marchigiana.